Ora che cerca la sorpresina, non c'ho la sorpresina, fate la sorpresina. Poi un'altra cosa, al telefono i centralinisti perché non capivano niente, non capivano, non capivano, facevano finta, quindi se a me mi succede qualcosa qua e vi chiamo, non mi mandate nessuno e non capite, devo andare là in questura. Non capite, quando vi chiamo io non capite. Questo è un altro problemone grave che avete. Sono iniziato. Ho la testa distrutta. Mi viene l'ictus, mi sento malissimo. Questo qua. Non c'è nessuno, l'ho fatta salire. Non poteva dormire per strada. Una femmina, una donna nella strada. Sono a stomaco pieno, mi devo andare a mangiare a vuoto. Mi devo andare a mangiare qualcosa. Ictus mi sta bene. Ai. Come faccio ad andare a comprare qualcosa da mangiare? Devo mangiare qualcosa. Ah? Tu rimanevi per strada, chissà che fine facevi. Ma tu non potevo, non hai visto con che tempo c'era? Questa l'avevano buttata fuori, mio padre e mia madre e la polizia. Se non era per me, dormiva là. Sotto ai ponti, questi chiamano che difendano le donne. L'hanno sbattuta fuori a pedate nel culo. Va bene che è un cesso che si è andato a stricare con le mafie. Per questo mi hanno levato queste cose. Mi hanno fatto tutte queste cose, mi hanno ammazzato. Un dolore qua allucinante. Ride, ride, ride come la mafia sto cesso perché mi hanno levato l'erba. Ancora due, tre canne qua ce l'ho, quattro, cinque canne ce l'ho e me le ha lasciate. Questa è tutta estasiata, è bruciata. Hai visto che significa la mafia e la corruzione? Ma vedi il terrorismo però nel culo. Niente, mi sento malissimo. Mi fa male anche la testa. Mi hanno spaccato tutta la testa. Cioè, sai, muschite sono ženskite, non hanno problemi, ma to Ora vi ženskite. faccio vedere. E Andrea, c'è Mi del si è cazzo, lungo, fammi mi si è lungo, vedere. hanno fatto Oh, tutto. Andrea, mostriga, Mi si è tumefatto qua tutto. Ora ve lo faccio vedere. Mi si è tumefatto. Questa è pazza. L'avevano buttata per strada, altro che violenza sulla donna. Una pazza, se non la facevo salire io alle 12 l'ho trovata qua buttata a terra nel palazzo accanto. E ancora mi ride, guardate. Guardate che cosa mi hanno. Questo mi si è tumefatto tutto. Ehi, si è scippato. Ah! Ah, mi è uscito sangue. Perché mi hanno portato a terra, mi hanno tutto stretto, tirato la testa. Ehi, tirato il collo, le mani così. Che mi cercavano di mettere le manette e non ci riuscivo. Vedi come fa? È estasiata, è pazza. Mi si è tumefatto tutto questo tumore che ho qua. Non gliene è fatto un cazzo a nessuno, visto su assassino criminale. Sono assassini e criminali. Devo andare a comprare qualcosa da mangiare, mi sento malissimo. Forse ho un po' di febbre. Mi hanno scassato, hai visto com'è diventato gonfio? Mi hanno massacrato, mi hanno tumefatto un neo. State qua, purtroppo devo chiudere perché sennò questa se ne scappa con i cani.
Mamma mia, mi sento malissimo, malissimo. Mamma mia. Ste mafiosi di merda, corrotti del cazzo. Niente, ma hanno tu mai fatto tutto il neo, manco lo spazzolino c'è. Ragazzi, l'ho messo. Il braccio intanto non si è spezzato, è solo lussato. Non mi sento. Uno, due, tre. Queste qua me le sento addormentate. Mi sento addormentate. Senti come parla, pare. Senti che roba. Mia madre l'ha buttata fuori, mio padre. Mi hanno detto, ma lasciala fuori a sta pazza e si va a infilare. Non hanno capito un cazzo, non lo capiscono che è stata drogata. Ci pare che è colpa sua, quella è una tossica. Mentre forse tu ti cercavi queste cose, lei andava a cercare altre droghe. Sarei entrata, ma quale droghe? Guida, manco fa un cazzo, manco beve, manco fuma. Perché io sono droghe, queste cose, queste quattro cose. Vedi che me l'hanno restituito un po'. Ora devono vedere il resto. Ma che spai, che. Ma che. Droghe, si sono inventato tutta una serie di cose per levarsela dai coglioni, come hanno fatto con Maria Michela. Capito? Che cazzo di gente, chi sia la mafia, corruzione, intrinse, sono impucciati nella mafia, qua la gente è impucciata nella mafia e nella corruzione. Ora provo a uscire a fare la spesa, vediamo se riesco ad andare. Visto qua c'ho il fianco, questo neo che ho, sti nei, ce n'ho due, tre, tutti i tumefatti, perché ma mi cercavo di liberare, di non fare acchiappare le mani, farmi mettere le manette. E mi sbattevano qua per forza, mi dovevano uscire di qua con le manette girate al contrario, con tutta la gente messa nelle scale a salire, una cosa forzata come se c'era un boss della mafia. Ma come? A lei la intossicano, a lei la drogano, le famiglie, non lo so che è stato, sti Bottaro, sti Bonanno, no, Bottaro non c'entra niente, Bonanno, sti, come cazzo si chiamano questi? Greco, Giannone, altra gente non conosco, perché lei gli erano rimasti due o tre lavori perché aveva litigato con tutti. Mia donna tutta imbasteccata, tutta cavire Dio, là, e poi venite a arrestare me. Cioè, ma voi siete la mafia, la corruzione, in Italia, picciotti, è solo mafia, corruzione, c'è da dare magnacce e puttane. Prostitute, famiglie in merda, finte. Questa è l'Italia. Solo mafia. Mi hanno sfasciato tutto il neo, sto pugnore assassino. Sbatte, quello mi conosce, Vincenzo, il poliziotto, ti conosco da una vita. E allora, che appunto, perché mi conosci una vita, ti pare un criminale? Ma vai a travagliare, fotti mie cose dopo chi doveva rubare e ti davi in affanculo. L'erba legale, quattro piantine avevo, un angolino così di piante. Sempre mai mi sono una piantina, no, balcone, ora, sotto una lampadina. Lampadina, no, lampadone. Lampadine, maledetti. Come abbiamo? Mi hanno spaccato a questa una gamba, capito? I tossici. Ai villini gli hanno spaccato la gamba. Capito? E lei è venuta a rompere i coglioni a me. Così ammazzare, Rottweiler sciugliute, così ammazzare. Sto venendo ora. Come parla, è malata di mente, è fuori di testa completamente. E quelli la volevano buttare fuori, che non gliene fotte un cazzo, non gliene fotte, anche i denti mi fanno male, ho ripreso qualche colpo, che non gliene fotte un cazzo. E lui dice fuori, come Maria Michela, fuori, lasciala, meglio perderla una persona. Ma come, non basta capire, c'è asciutto, dice, una naso cana, la testa. Fanculo, prendi altre, poi l'altra la stessa cosa, se non fai gli ordini suoi, capite? Che specchi gente, che genitori imperniati a cui li ha mollate nella mafia, nella corruzione. A birra ieri, come erano tutti finti, finti. Io qua voglio la casa e me ne vado. Ora mi vendo sta casa e me ne vado. Sti italiani di merda, di mafiosi del cazzo, assassini. Ora, cosa dovrei fare? Andarmi a comprare le cose per strada? Ah, andarmi a comprare la droga per strada, così c'è roba sofisticata, mi sento male, capito? Mi faccio,
un joint, due joint, già mi sento malissimo, spendo un sacco di soldi. Questa è gente che fomenta il mercato nero, questi vogliono lavoro nero, mercato nero, così arrivano, cioè in 10, 12, 20, picchiano, lo sguardo da assassini, e picchiano la gente, rompono le cose, rubano, ma hanno distrutto tutta la casa, tutto. Anche in macchina, sicuramente anche la macchina avranno scassato. Su un pugno di assassini. L'importante è che le cagnolette sono vive. Assassini, assassini. Questa non è gente per la quale. Assassini. Quindi ora mi devo andare a comprare la droga dove? Un librino, cosa così, prendono qualche cosa e me ne hanno fatto, vero? Assassini. Assassini, siete lascici qua piedi piedi dai miei amici. Dove se lo prendono tutti i miei ex amici? Assassini siete. Voi fomentate mafia e lavoro nero. E mercato nero. Se avessero fatto sempre, chissà. Questa pazza, impazzita. Capito? Nessuno sarei morto qua. Io dovevo lasciare a lei a fanculo che moriva, che gli succedeva qualcosa. Io qua, era una colpa mia che sa che cosa scrivevano. Senza lasciare un cazzo, distruggere la casa e rubare, ripeto, delle cose legali per fare in maniera che io debba andare nel mercato nero in mezzo alla cosa che qualcuno ti mette qualche cosa così, no? Ma cosa pigliate, me ne hanno fatto. Nictus, capito com'è? Capito che cosa spinge sta gente? Chi è polizia di Stato? Chi è Stato? Chi è su carabinieri? Chi è mafia? E corruzione? E favoreggiamento? Giudici, magistrati, PM, ma vedete, puttane e mignotte, puttanai e mignotte, magnacci e puttane, anzi, assassini siete, con la testa mi fa un male che non ne avete idea, maledetti, veramente maledetti. Allora come cazzo faccio io così? All'estate, le cose. Maledetti, manco posso, no? Non posso manco dormire da questo lato del fianco. Ma l'avete visto il neo? Poi ve lo faccio vedere meglio. Non ci vedo neanche bene. Ho un mal di testa, mi sta aprendo la testa. Non ho niente da mangiare. Ho buttato tutte le cose da bere. Le ho buttate tutte. Perché ho paura che mi hanno messo qualcosa. Ai, ai, la mano. Ho paura che mi hanno messo qualcosa. Sei paranoico. Minchia, male, testa è scecco. Hai subito una cosa terroristica. Testa è scecco. E manco aveva potuto contare. Che gente, picciotti, valgono un cazzo. Altra cosa che mi fa male è il collo, perché ho avuto la schiena schiacciata. Mi fa male tutto il collo. Infatti mi picchiavano poco culo, vuoi una sigaretta per farmi venire un tumore? Ieri gli sbirri di merda. Finta. Sti quattro sucker. Stavano, sembravano, cercavo di guardargli gli occhi, gli ho fatto il video, sti poliziotti, avevano le pupille così, avevano le pupille tante e qua tutto bianco, pare che avevano fatto qualche poppone, qualche cosa. Dice che non usano niente, mi parevano proprio tuo padre, forse la cosa mia. La cosa Kayanga, la Ucca, qua, tutto bianco qua, l'occhio Dante, ma spintoni, cose, un pugno di pazzi, assassini. Su giudice deve fare, deve marcire in prigione per tutta la vita, specie magistrato che li ha azionati, mafioso di merda. Oh, male, non posso parlare, ma da appaiare un tumore, eh. Ha capito che mi ha da appaiare un tumore? Fighi su camiglia. Su giudice è motto. Sai che spagna di cesso che è? De mafia. Impucciato una mafia. Non ci credete ragazzi a queste cose dei giudici, è tutta mafia. Quelli che cercano di essere forse persone a posto ci dicono che vanno a fare la mafia. Come a me, se io fossi un giudice sarei mafia. E da dove sono?
io fossi giudice, ma avrei fatto mafia. Ecco, qua c'è il giudice. L'altro. Ma che gente. Quella che salutavo, non la saluto più. Se io fossi giudice, questi mi avrebbero cercato di fare del male, capito? Come ti permetti? Le cose legali. La marijuana, tutto deve essere, tutto come dice Fini e Giovanardi. Tutto business e mercato in nero, capito? Così la gente si ammazza. Questa gente deve essere messa in galera, assicurata alla giustizia. E starmi lontano per sempre. Mi hanno tumorfatto il tumore, sti pezzi di merda. Che se potessimo essere solo in una stanza, ci faccio agghiottare, butto solo il culo, metto incinta. Ma capite? Metto incinta. Chiudiamo dentro una stanza uno a uno. Vediamo se sono uomo o se si femmina. Si cessi. E questa è la dottoressa. Non mi devi firmare. Ah, non devi firmare, piaccio, mi potete pestare un tumore che mi avete provocato voi. In 10, in 20. Che è pompere magari, ma devono crepare. Devono crepare. Questa storia la deve sapere tutto il mondo. Vedete che roba? Devono crepare. Così si insegna a leccare tutto sicuro. Vedete che roba? Questo gli piace, questi non li arrestano. Questo gli piace. Perché gli dà lo stipendio, gli fa raddoppiare lo stipendio. Chi se si giocano i figli laurea e i figli somagar. Niente, ho dolore al fianco fortissimo. Guarda che roba. Vivete in mezzo alla mafia, sta gente di merda. Vivete in mezzo alla... Questa è polizia, questo è il carabiniere e la polizia. I NAS, la polizia. Hai visto che gente per questo mi hanno fatto queste cose, capito? Ha capito sto pugno di morti ambulanti? Assassini di merda. Oh, il neo, tutto tu mi hai fatto, non ce la faccio manco a camminare. Ho capito che cosa mi hanno fatto questi assassini? Questi assassini, ha capito che cosa fanno questi assassini? Anche se ci piace. Che io mi ho catto a gioco o fumo dopo, non l'hanno tutti. Non gli piace la cosa mia legale. Me l'hanno voluta distruggere, capito? Per favorire le mafie, capito questa gente quanto è indotta una mafia? Io su appucciato a QD. Su appucciato una mafia. Assassini di merda. Una famiglia riallicca culo. Loro, i grandi avvocati, mia madre istituto di scienze criminali, qua c'è allicca culo. Sono dovuto alleccare, ma faccio impetap, cosa, conosco questo per farmi ammazzare. E la mafia per a fumare se. L'hashish illegale. E girano. La legalizzazione, ma un cammenza all'assassino. Niente, io sono morto, ti sto dicendo che sono morto, mi dovete pagare, oh il neo, tu mi hai fatto, come bene magari gli angeli, mi dovete pagare tutto, tutto, siete morti, ambulanti. Lontano. Tale chi roba giustizia. Niente, non ce la faccio a portare la spesa. Ahia, mi fa male il fianco. Questi vogliono che io fumo le sigarette, capito? Così viene il cancro. O le droghe di... Guarda cosa vuole sta gente. Pugno di assassini. Niente, mi viene da vomitare. Ma poi c'è fritto oggi, ma che cazzo è? Mi viene da vomitare come i pazzi. Non ho mangiato niente da ieri. Da ieri a mezzogiorno. Hai visto la violenza sulla donna? Hai visto che ce l'ha fatta Zani come ce l'ha la gamba? Ah! E loro si preoccupavano di me. Capito? Perché dovevano entrare a casa mia col consenso di questa mia madre. Leccatrice di sta gente. Ha capito? Ha capito che gente? E a chi ti hanno fatto tu mai fare una gamba e t'ha da fuori una lasciata? Pugno di assassini.
E ride poi, ride, lei è ancora a favore di chi se, questa mafia, Giannone, cose, se ne stanno a sbattere in cucchiuno, chissà quando ci hanno arato per fare queste cose. Buon anno, dopo, un studio legale, cosa sono solide, pugno di assassini di merda, favoreggiatori della mafia, terrorismo. Comunque, Paolo Orecchia ti ridenuncio sempre, forever, non vedo l'ora di trovare della gente onesta, dei poliziotti corretti, onesti per denunciarti. È un euro tutto tu mi hai fatto, ora come cazzo devi fare? Non mi hai a fare fare. Questo non può lavorare più, gli hanno spezzato una gamba Zani. Avete visto il video? Ora vediamo la macchina poi. Ci hanno stuccato una gamba. Tutta tu mi hai fatta e ce l'ha anche lei. E anch'io la voglio, il neo mi è diventato tanto. Cioè, due, tre neo mi sono diventati tanti e grigi. Così, quando no, lunghi e grigi. E questa c'è tutto un ematoma nella gamba e non potrà lavorare più. E poi mangio il cornettino. Vieni a morire. Vieni qua. Il cane è talmente bruciato, guarda dove stiamo. E mi dicevano bello qua. Bello se non ci fosse Procida, come abbiamo, c'era la mafia. Che poi mi hanno lasciato qualche canna, no? Della mia, quindi ha riconosciuto che non è una sostanza illegale la mia. Non è. Quindi, ma non hanno senso, non hanno senso, questi si stanno rovinando, mi hanno rovinato la vita, 2 giorni, 3 giorni, mi hanno rischiato di rompere un tumore, di provocare, e poi me lasciano due. Non lo so, secondo me questa gente non ha senso di esistere proprio. Non ha senso. Cioè, sta a dire spatte e grazie. Non ha senso di esistere sta gente. Sono le cose di Zani che lei fa, lei sistema. Gliel'ho detto dopo marzo si mette il coso. Ho detto si mette dopo marzo perché poi non ce la fai a tenerlo, è pericolosissimo. Mi aveva una testa di scecca. E hanno trovato le bottiglie di vino nel frigo, sti coglioni. Le mie boccette con l'erba, capito? Mia, per me. 2 boccette di erba. Piccole. 2 boccette del miele. È come se trovi una persona, 2 cose di vino, 2 bidoncini di vino. Sti assassini di merda. Per sempre, basta, per sempre guerra sta gente di merda. Ma avete tu mi hai fatto un tumore. La mano manco, ce l'ho tutta addormentata. Non solo me l'hanno fatto, me l'hanno. Questo mio nonno aveva avuto questioni con la polizia già ai tempi. Perché gli andavano a rubare il grano. Perché uno era parente del poliziotto. Ehi, mi fa troppo male qua. No, non li rispetterò mai a sta gente. Questi sono assassini, una fogna. Al posto di raga sarà la gente. Meno non i miei, capito? Mi scassano a voglia, resce per nessuno, vende così in assetto sommosso. Mi dicono bello, qua pigliano un po' il culo. Bello, bello. Ma come da stare sotto a mezzo e mezzo di ombra? Per sempre. Con tanti fiori attorno, sopra. Quelli che mi farò io, alla faccia vostra, assassini di merda. Andiamo. A posto di andarsene là dove gli hanno messo gli allucinogeni, a questa venono i miei, capito? Danno la panetta di fumo, la lanciano, l'hanno sommerso, l'hanno la cocaina, subito un nuovo cesso. Andiamo, andiamo. Da come hanno combinato Zani. Sapendo che io e 2 genitori che sono due rincoglioniti. Ma secondo me sta gente qua a Siracusa siete combinati, in Italia particolarmente, ma in ogni città c'è un marchio di Satana. Questa. C'è una città reggendo tutta, visto Lucano, Rottweiler, tutta gente psicopatici. Ma poi,
me l'hanno fatta fare la denuncia a Pollo Orecchio. Chissà un'altra volta mi hanno toccato la polizia e che cosa. Ma io gli andrò a casa loro. Tranquillo che tutta sta cosa qua, tranquilli che girerà al contrario. E che non può girare il cavo contrario, perché il cavo è una mafia. Cavoni i morti. Forza, fumavo una Queste gambe sigaretta, sono così buco va due bene. tre, Prima cosa? il tumore. Oh, No, se io, pensi con che io vado me qua a ce l'ho. Devo prendere antidolorifico. mi sono addezzate. Ma fa un culo. Mi sono preso l'antidolorifico. Visto tutto un culo, un culo. Era quando si Oh, se ne essero pensi usa. che Che io strada che si dice sento poco. femmina, dire fangulo, fangulo. Minchia, ci piace tanto un culo. Da tutte. Minchia, da quando è infatti che gli hanno insegnato? Fanculo! La mano ce l'ho addormentata, quando forse poi mi sistemerò e faccio un cannone in diretta, l'ultimo, le ultime due o tre canne che mi hanno lasciato, qua 10, quante sono? Se non me la riportano, perché dubito che me la riportano, che questi sono degli assassini, non sono persone oneste. Questo dove c'è l'hashish, la marijuana collegata alla cocaina, alle cose, capisce, manco ci vanno. Non sapere. Vogliono il mercato nero. Adesso è tutta qua, mi si addormentano queste tre dita. Forse per lo schiacciamento. Minchia, ma com'è che non mi hanno spezzato il braccio, manco io lo so. Per forza me le dovevano mettere queste manette, perché non se le mettono loro per sempre. Prendo l'occhio, mal di testa. Forse visto che c'è questa, dai. Così. Forse perché c'è questa Zani così combinata. Forse anche perché c'è sta Zani così combinata. Hanno fatto bene. Ai, non mi posso sedere, che mi preme il fianco. Hanno fatto bene a vedere di che si tratta, a sequestrare queste cose, dice mi restituisco. A vedere di che si tratta, per vedere se. Ma mi pare una cosa stupida. Per vedere di che cosa è, che cosa gli hanno messo, che non è roba mia, che non sono cose così che ti possono bruciare il cervello. Però sono tutte fantasie perché non si fa così. Si chiede scusa, lo so, io di qua di là non si vengono in 20 persone a sfondare una persona. E sono pure gente che vale un cazzo su qua ciuca casutta, te lo dico io. A un assurdo. Non mi fa birra quando si spacchioso, quando si spetto. Che vergogna, guarda dove mi hanno, guarda, guarda. Una persona pacifica come me. Vergogna. Non mi fido di sta gente, manco morto come mio nonno. Cane ammazzato. Sai che cazzo ci hanno messo? E mio nonno. Che cose che capitano. Fino a quando queste persone non mi fanno, non prendono la denuncia che non prenderanno mai contro Paolo Orecchia, dopo il terrorismo. Perché a me a Bologna mi stavano ammazzando e c'entra lui, Paolo, diceva, poi non ne conosco, Paolo, ne conosco, è gente del Molise. Per cercare di vendermi al trancio, a fare i soldi. Un pizzo, una specie di pizzo. Allora, prima di farmi la canna, vi faccio vedere. Quello che mi avete fatto sempre quando ero ragazzino, no? Non so mia madre cosa gli hanno venduto, di pesce, di carne, di ormoni. Ho consigliato i medici. Oh, proprio che me l'hanno infilato in bocca. Questo, guarda come ce l'ho tumefatto, mi si è scippato. Ai, mi fa male dentro. E ora, oh. Con i crampi mi vengo. E ora? E ora?
faccio la mia canna di questo po' di erbetta qua che mi hanno lasciato, un po' di sbriciolo che mi hanno lasciato, la mia fatta nel basso. Queste stanno continuando ancora mia madre a chiacchiere, a scrivere stupidaggini. Ho chiamato il medico curante. Ho chiamato il medico curante. Niente. Non lo so se l'hanno minacciato, che dice non possiamo farci niente per ora. Stai tranquillo, stai. Purtroppo me la devo fumare con un po' più di tabacco. Mi sono preso il caffè. Ho sbriciolato tutta, non ve lo faccio vedere perché. Ho messo proprio un po' di, dice quattro canne, io me ne faccio anche 6, 8, il quantitativo è sempre lo stesso, li metto poco poco, così tanto per avere un po' di ebbrezza, non è che sono più il fumatore che ero quando avevo Amore, vediamo se abbiamo 20 anni, niente. ehi, non ce n'è amore, per cortesia, Guarda. sto facendo, Aspetta, scemo niente, nito, niente, mi hai guarda. rovinato il video, tanto ci sei, perché ti ho fatto salire, allora. Ho problema anche a sedermi di qua perché mi sono fatto male. E allora? Mi ha telefonato pure mia madre qua a disturbare in continuazione. A disturbare in continuazione. A disturbare in continuazione con sole frasi, se vuoi ti porto a fare il controllo. Ma l'ha lasciato solo stanotte e chi sta? L'ha lasciato fuori, una donna lasciata fuori che ha tutta la gamba tumefatta. Te porta a fare il controllo. Sempre i controlli, facile il controllo, costa 50 euro, costa picca, capito? E poi tanto hanno il documento, è una parata di culo. Gli ho detto a mia madre mi voglio vendere la casa e me ne voglio andare a farmi fare i nei e a farmi levare le mie cose. Come un cocainomane, guardatemi le pupille, come ce l'avevano ieri i poliziotti, avevano le pupille tante, tutta la scuma qua. Come, non lo so il motivo, perché come un cocainomane che non sono. Ai, 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 scusate, ma non posso, ma metto qua la mia erbetta. Quello che ho ora, porca miseria, con un po' di tabacco, quella che mi ha ridato indietro la polizia, quel poco, che me la deve ridare tutta se è possibile, perché non me ne voglio comprare nel mercato nero. E fumo da solo, non conosco nessuno, non ho più amici, vi ringrazio, infatti voglio cambiare posto. Perché qua io devo stare nel mercato nero e poi indicare il dito di chi è lo spacciatore, magari prendermi qualche porcheria che mi intossica, che non so che cazzo è, essere suddito, la sudditanza a questo, a quello, a quello, gente magari che non ti vuole vedere, non ti vuole bene. E quindi questa è una cosa legale che faccio io e per le mie cure. E allora, metto il filtro a S, a T, a B e a C. Faccio il filtro. Cartoncino naturale. Delle briochine. Non me ne compro io cose in giro perché il mercato è nero. Voglio essere. Se succede qua so che cosa c'è dentro, lì non so che cosa c'è dentro. E se succede qualche cosa, dicono hai visto? Ti spruzzano qualche cosa, ti mettono delle pasticche, la impanano. O è fatta di merda. Non ne voglio il robe in mercato in nero, per questi vogliono queste cose qua, questi vogliono che uno vada a comprare nel mercato in nero. Ma noi ho librino a cattare mille, poi mi sento male e sei tu contento, vero? Quella non è buona per curare le persone, perché non sai cosa c'è dentro. Questa invece ti fa bene e ti cura, perché sai che cosa c'è dentro. A parte questo che è proprio uno sbriciolo. Invece di fumarvi le sigarette che fanno venire il tumore, ne metti poco poco così non ti abbassa troppo, non ti ubriaca, non ti sballa e stai bene. Poi se vuoi un pochettino andare fuori di cose,
fuori di te che poi non ci vai. Se vuoi ridere, se vuoi essere più, non lo so, io a me non mi fa nessun effetto così alterante. Gliene metti un po' di più, certo, ti ubriaca, ti sballa un po' di più. Senza colla, io fumo senza colla. Vedi la colla? Vedi la colla? Straccio, a strappo. Ovvio scuro. Perché la colla fa male, la lascio solo qui. E me la chiudo così. Purtroppo è niente, è un po' di quello che usavo per tabacco, un po' di foglie mi hanno lasciato, un fiorellino che l'ho sminuzzato. L'accendo. Mela accendo. Questo mi rilassa i nervi, mi fa meno tumore, meno dolore alla cosa e soprattutto anche alla schiena, alla voglia, alla schiena, ma soprattutto mi fa venire di mangiare. Ora, senza questa io comincerò a non mangiare più con appetito, con cose, a fumare le sigarette e poi pensate che io vado a cercare fumo e hashish per strada. Manco se me la, soprattutto qua, manco se me la sucate. A parte il fatto che non è curativo. Niente, foglie sbriciolate. Oh, la Madonna, Dio! Upa e chita matre, arrostuto! Usticchio che deve creare! Andatevene in carcere, dai! Fate un po' in carcere, non serve neanche. E io che mi conservavo tutti sti cosi buttandoli. Mi piglio collera. Manco telefono, ma fila a tempo. Quindi io sono un criminale per voi. No, i ragazzi mi hanno detto che non sono criminale, i poliziotti. Gli sbirri, così vi imparate. Però me la dovete restituire, perché io non mi posso comprare magistrato, come cazzo ti chiami, PM, MP. Io non posso comprare cose per strada. Questo ha buttato tutte le molliche. Anche non si vede talmente tanti sputi ci sono nel telefonino. Eccolo, una volta ce la facevo subito. Non entrare un attimo, che se no ti trovano. Ghiracciolo. Ah.
Ciao. Muovetevi a riportarmi le cose legalizzate bene, sancite bene, in maniera che questi scempi e queste alterazioni della realtà, queste cose che state che mi avete fatto, non succedono più. Non so come spiegarlo, questo contrario. Io non sono un criminale, non sono un tossico, magari se stuto, dopo, poi magari dopo. Ciao. Non saprei anche, manco dove andarmela a comprare, ma manco voglio perché non conosco nessuno e mi trovavo bene così, per una cosa strettamente personale. Ciao. Arricciato. Sperando che non gli hanno messo qualche cosa, gli hanno spruzzato qualche cosa dentro, ma non penso, perché è tutto registrato. Sono solo odorato, visto, non so se c'è finita qualcosa in mezzo, ma non penso. Hanno fatto qualche crimine in questa boccettina qua, in queste canne che mi hanno lasciato, che li ho pregati. Cervicale, mi avete scassato tutto, anche la cervicale. Dieci persone attorno, addosso, una ventina di persone nelle scale, per niente. A me, al posto di andare dove dovete andare, e quelli che ma gli hanno fatto, ci hanno fatto queste cose. Tu mi devi mettere cosa? Che appena li sparo, Ma che infa spari, male. Zani, ti devi un'altra volta, ieri per questo ho E io mi chiamato devo il prendere tutte le 118. cose mie. Ho Ma l'hai detto. regalato a dei ragazzi di strada, Non ho regalato niente. Io ho cellulare. Lo volo tutto indietro. Tutto quello che ho Vabbè, ma regalato. ciota, E stai con. devono lavorare. A prendere 200 euro me li devono dare triplo, 600. Sì, ma se vai là finisce Ma io male, con. vado con la pistola che dentro mettiamo qualcosa che quando li Mettiamo, sparo. ma che c'è? Io non ho niente da sparare, per favore, finisce di dire Adesso io stupidate. chiedo ai miei amici Ma come questi faccio a amici tu? mettere dentro che quando sparo ti faccio male, non Perché ti ti hanno ammazzo. fatto del male, capito? Allora tu hai sta rabbia come ce l'ho io. Io li devo vedere morti per terra. Chi ci mette? Inciuri, ci può sparare inciuri. Voglio qualcosa che se tu mi vuoi aiutare, io. E ci dice, a posto di fare i tossici, fumate un. Voglio vedere Vedi perché ho morti chiamato per il terra, ma se 118? te Invece mi li hanno preso a prendo una me. cosa di ferro. Lo voglio vedere morto Tu per terra. intanto ti devi fare vedere la gamba, Zani. A quel ragazzo l'avrei fatto impazzire, chi cazzo sia, se è qualche infettato, se è qualche tossico, qualche disperato. L'avrei fatto Lo voglio impazzire. vedere Prima si è visto morto. arrivare questo, poi gli ha regalato le cose, poi ci ha regalato soldi, poi i soldi, poi ci vuole, li vuole un'altra volta indietro. Ma una cosa da pazzi. Lui non si doveva permettere, tu mi hai fatto tutta la gamba, cosa fai? Ci spacca la testa? Dovevano intervenire i carabinieri e la polizia su di questi, non su di me. Mi sa è possibile una cosa del genere. C'è roba da tossici, da psicopatici, da disperati, guarda che dove se la sono tirata queste persone. Ma
questo come fa? Quindi la devo fare andare lì a farsi ammazzare, no? Senza chiamare il 118, senza chiamare la violenza sulla donna, voi difendete. Manco se veniva io i metri in campure, chilometri, potevo credere una cosa del genere. Rimane la denuncia a livello internazionale. Ci sentiamo, ci vediamo dopo, intanto ora chiudo questo video. Ora l'accompagno al lavoro sperando che non scappi. Da questo da Di Priolo, vicino Piazza Alber, studio commerciale, listo. Ciao. Devo passare a prendere delle cose, il mangiare alle cagnolette. Passiamo, scendo io al volo. No, no, Zani, non rompere i coglioni, fagli mangiare i croccantini, non cominciare a andare fuori di testa. Ecco. No, non possono mangiare le cose che mangiano, stai calma. Sì, pasta o funno? Cosa è tanta verdù come dico io Ma e i che miei cavolo cani dici? camperanno 100 Niente, non anni. dire stupidaggini, devo mangiare i croccantini. Zani, a cominciaste un'altra volta? Ho detto pasta, quello che ho No, non mangiato io. possono, Pasta. non possono i cani. Sei fuori di testa, stai calma, ora poi lo Miei capisci. cani possono vivere 100 anni se mi Sì, sei ascolti. 100 anni, stai tranquilla, Zani, non è come dici tu, per favore, dai, ma non cominciare a fare Io le adesso cose. incontro un piccolo sacco croccantini e No, loro poi no, no, mangeranno dopo la come dico io. pasta le ammazzi che è dolce, stai tranquilla, ora gli compri il sacco loro come. Riso, incontro tutte le cose Lascia migliori, stare! buone, che i Non so miei che cani significa. anche cominciano a parlare. Sì, a nuotare. Mensa all'LSD, catanamiso, dopo. I pasticchi, cazzo catanamiso. Io vi giuro che ho paura. Sembra l'erbetta mia. Giuro che ho paura, non di. Ho paura che qualcuno vuole. Non ho fiducia, fiducia zero. Che vogliono fare risultare qualche cosa, non credo che. Tutta sta gente che girava attorno. Non ho fiducia. Mi hanno messo qualcosa per farmi poi stare male, che ne so. E allora non la fumo neanche queste due o tre canne. Si possono fare tutto in nero, tutto sto. Tutti sti imbrogli, non proprio. Ma che cazzo di mondo, che cazzo di. Andiamo! Siamo ai villini, nella tua zona da psicopatici. Ma per chi viene sempre qua? Ma chi hanno qua? Umele, chi ha? Umele, Io devo cercare un fumaggio. questo di Non devi tossico. cercare nessuno e devi lasciare stare sta gente, mi devi fare Così li questo ammazzo. piacere. Ce la vuoi finire? Ora quando finisci di lavorare, non ti nire per pere, che te ciccare per strade e strade. Mi aspetti che sistemiamo le No, tu, cose. io qua ti aspetto. Tu Ah, vieni qua. qua. Ah, Alle 4, perché loro lo qua. sanno che io lavoro qua. Zani, sta stare calma tu. Perché loro, io mi avevo detto di aspettarmi Io qua così vengo, indò perché sei soldi. scema, io vengo un po' prima e tu mi aspetti qua. Per cortesia. E non andare in giro e non fare minchiate. Fammi scendere veloce, dai, veloce. Chi mi aspetta, Andrea? Calma, calma. Nessuno non mi Aspetta aspetta. quello, è tutto in nero. Chi? Tutto in nero. Questo che mi devi dare, sai quanti soldi? No, Io ma io devo ce l'ho usarlo. tutto registrato. L'importante è che ti fanno il reddito di cittadinanza. Aspetta, Io non voglio non italiano. reddito, la No, cittadinanza. no, io non voglio essere Non italiano. c'entra, è per testimoniare che hai lavorato qui. Ora vediamo se entro. Allora io non fumo in macchina, eh?
Io non fumo in macchina, ma ho trovato la macchina tutta graffiata e tutta sfregiata qua. Cioè, lo so, la macchina è nuova. Nel coso ci sono dei graffietti. Ora, se è solo quello, volendo, anche quello mi sono. Ora mi vado a vedere in giro che cosa mi avete. Se avete rotto qualcosa, se avete sfasciato qualcosa. La macchina nuova, nuova. Ma sembra di no. Solamente questi graffi qua nel cruscotto. Di cacciavite, che ha fatto? Ha cercato di smontare. Sì, forse hanno cercato. Guarda, guarda. Questo è tutto smontato. Guarda. Questo è un po' forzato. La macchina è nuova, disgraziati. Cosa avete fatto qua? No, l'erba buona, non è contraffatta, mi sento benissimo. Mi è passato il mal di testa, anche ho preso l'Aulin, mezza bustina, no l'Aulin, Loki. Quella che mi hanno, quella che c'ho nel coso è normale, è la mia, non è contraffatta. Non è porcherie, non mi hanno messo farmaci, non lo so. Tu dici che sono paranoico, io ti dico che ho subito terrorismo, mafia e corruzione. Personalmente, proprio che indicano. Pensala come vuoi, io ti dirò sempre quello che penso io. Sto parlando col poliziotto. Con questo niente, tutto sfregiato qua il coso. Con questo Vincenzo che era a scuola mia, dice che lui è bravo. Se è bravo, avesse a capire queste cose, no? Vuol dire se no che non è bravo se non capisce che c'è il terrorismo. Ed è il caso che lo capisce, che lo capisco, oppure mi danno una risposta di qual è il problema. Non è bravo, intanto la denuncia di terrorismo si fa, perché loro non possono sapere quello che succede. Come quello che mi è venuto qua appresso con la macchina che mi urlava: ah, ti porto dalla polizia, tu mi stai seguendo, ti ammazzo, ti sparo. Fuori di testa, si hittava con la macchina. Non lo puoi sapere cosa succede, il terrorismo che cosa fa, come si muove. Brigate, non è che c'è sul solo l'arabe. Vabbè, vado a fare benzina. Ho fatto il record con 10 euro. Ho fatto il record con 10 euro. Gliel'ho raccontato anche a Salvo, quello di Zampette, di Zani, di cose. Con 10 euro 139 km. Stanno a pere, con 10 euro, pazzesco, 139 km. Anche Salvo, quelli del negozio, quella cosa, mi hanno detto che si può fare, che tu puoi avere 2, 4 piantine, 5, poi non significa il quantitativo, insomma, così tutti abbiamo capito che l'importante è non spacciare, non avere grosse riserve, significa insomma mezzo chilo, un chilo, avere 100 grammi di erba. Mi pare che per il fabbisogno di 3 mesi di una persona, quindi ogni tanto spizzicare un fiorellino così al giorno, che te lo tagliuzzi, mi sembra che sia legale anche a me. Infatti facevo così, non so, le devo anche salutare. Infatti, salutare a tutti. Tutti dicono che si può fare di farti le piantine per te, personale, non importa quanta ne ha, certo importa relativamente, è importante che è una dimensione personale, le due, tre bocce, quattro se sono piccole, insomma la cosa personale per poterla poi rifare circa, perché io non è che ho problemi che per forza devo avere sempre
fumare a Tinchi Te. Anzi, però, quindi uno se lo concede una cosa, però senza venderlo. Non mi sembra che sia. Invece in alcuni paesi, tipo Malta, si può anche vendere, hanno aperto i coffee shop, hanno aperto i club, non lo so come. E qua non si può vendere, quindi io sono nella più completa legalità. Neanche cessione ho fatto perché non mi devo dividere niente con nessuno, cosa che invece quando andavi a prendere il fumo, l'erba di altri, ce la dividevamo in gruppo. Tante volte era proprio canapa e tante volte erano cose proprio che vedevi gli alieni. E quindi a me queste cose non mi fido. Infatti poi gente che diventa sbianca tutta in faccia, gli viene la barba bianca, ci viene amarella, continua, che anch'io sono nervoso, ho la tensione. E insomma, quelle sono cose che non mi interessano, non so come farvelo capire. Ognuno può fare la vita sua quello che vuole, ma secondo me avete sbagliato persona proprio di brutto. Avete visto come Zani? Forse gli sta passando. Ora, fra 5 minuti, ora si sentirà con questi tunisini, queste persone che si fanno sentire da lei. Non lo so con chi. Ora, al posto di questi ragazzi di tossici dei Villini, ci sono dei tunisini che la stanno chiamando. Un tunisino molto educato che ha invitato noi, tutta la famiglia. No? Io gli sto dicendo: stai attento, che c'è il terrorismo, le cose, ti fanno lavaggio rosso, ci possono essere. Non mi capisci, ogni 5 minuti se ne va fuori di testa, ora un po' di meno, ora poco fa un'altra volta ha avuto uno, due, ah, perché io lo prendo, ammazzo, io sparo, io posso uccidere, devo cambiare il mondo, io ora me ne vado lì e devono essere tutti che devono coltivare l'erba nel vaso come fai tu e questi li devono arrestare tutti, li devono ammazzare tutti gli spacciatori, il fumo non deve esistere più, è fuori di testa. Fuori di testa, non sono, sono cose aleatorie che non hanno, non sono, si addormenta la mano, fuori di testa, non so quanto gli dureranno queste cose e quanto secondo me ora stanno migliorando, cioè col tempo, come avevano detto a me, ma io non è che ero così, ah, 5 minuti, se no è fuori di testa. Questi 5 minuti ora stanno diventando, se tu la contraddici, sembra gli sbirri quelli di ieri, questo vince qua anche il rasta nero finto, prende rasta, perché non mi sembra. Appena li contraddici su cose che non c'entrano, senza possibilità di discussione, tutta raggia qua, ma che spai che. Ma faccio venire io la raggia come a fare. Infatti ce l'ho, io non l'avete capito ancora. Soprattutto non mi dovete contraddire su cose legali e cose evidenti che mi avete fatto nella vita, nomi e cognomi che ho fatto. Invece voi non volete essere detti in quel momento in cui dovete fare violenza. E ti siete fuori di testa, come tutta sta, come quella del Rottweiler, fuori di testa. Ah, com'è bello, ho fatto la benzina, com'è bella la mia erbetta, come mi rilassa, come mi rilassava, visto che me l'avete rubata tutta, legale, erba legale, ladri. Quindi cercate di restituirmi, come sto bene, vi ringrazio di non avermi messo delle droghe sintetiche, cioè vi ringraziate da soli praticamente, che non mi avete messo qualche porcheria in mezzo. Sì, è la mia, non è, rilassatissimo. Senza Maronna, Gesù! Dopo un mese, 2 mesi. Nel frattempo vi studiate perché non metto la cintura in città, che se no mi sfregio la mia voglia qua, il mio, lo che cazzo è, poi ve lo dirà il medico che scelgo io, il medico legale. E dove dico io? Sapete come la penso? Come vi ho detto ieri, purtroppo
parlo con gli sbirri e quindi con i successivi e con i magistrati finti, questa finta giustizia. Io vi dico una cosa, io sono buono, ma nessuno in fin dei conti è buono, sebbene ho un lato dico cattivo. Io vi dico una cosa, se voi dovete andare a fare in culo da un'altra parte e invece siete da me, l'ho capito che siete tanti in queste famiglie, siete molti poliziotti e cose, ma avete sbagliato persona quando dovevate andare da altra gente. E io vi ripeto che quello che a me, che sono una persona onesta, leale, non sto facendo niente nell'illegalità. Sono illegale per la situazione vostra, perché ho subito terrorismo, perché fate le leggi male, in maniera che si può fare male alle persone, che potete scegliere chi fare passare e chi non fare passare. Quindi è un'illegalità vostra, è un problema vostro, che non avete saputo scrivere. E avete sbagliato completamente tutto nella vita. Anche se siete buoni, dite che siete buoni. Aspetta, che buono, che bontà è ammazzare a me e fare passare all'altri. Come un cane, buoni. Come uno che spara con la pistola. Ma la mia pistola non ha ammazzato mai nessuno, è buona. Poi comincia a sparare alla gente un righia righia. Non mi piace quello che avete qua, proprio come siete imperniati, dove siete pucciati. Come pucciate le cose, le cose proprio. E la legge non la devi decidere, glielo ripetevo ieri agli sbirri, ai poliziotti, non è univoco, non è unilaterale, non può essere solo tu, tu non sei la legge, tu sei il tutore, tu non rappresenti la legge in quel momento, ma una cosa parziale, una presunta legge. Tant'è vero che ti serve il coso del magistrato, tant'è vero che vi arrestano anche a voi, anche al magistrato, tant'è vero che c'è stato Palamara e tutte queste. Quindi, tutte queste frasi, io rappresento la. Ma siete sicuri di queste cose che dite? Io rappresento la legge e sono una persona onesta. E avete fatto del male a una persona onesta, Oreste, lapsus fu sette minchie e sette teste. Lapis di stai minchie, chiamata sucata. È una frase, a dire l'apoteosi. Poi, se vuoi fare l'uomo, che vuoi fare a botte, cose. Chiudiamoci, non è che bene 10, 20 persone, che cosa. Lascia stare la cosa, cioè andiamo dentro una stanza e vediamo se sei uomo. Se vuoi fare il violento, non ho capito la confusione che fai. Voi dovete prendermi, ma è illegale quello che state facendo, perché voi non siete la legge, siete la presunta legge. E state sbagliando, e te lo dico io. E infatti poi ve ne renderete conto. A posto di essere dove dovete essere. Poi se tu riesci che ti faccio seccare, che tu, ma perché mi devi fare tutti questi atteggiamenti da violenza malavitosa? Tu, poliziotto, anche se chi vuoi, gliel'ho detto anche a Simone, gliel'ho detto anche a Vincenzo, gli altri non mi ricordo i nomi, tu se vuoi fare a botte, perché mi sembrava una cosa del genere, mi sembrava una cosa che voi volevate dimostrare che tu sei più forte di me fisicamente e cose. 20 persone, 10 persone. Tu, se hai problemi sportivi, vieni e ci confrontiamo. Specchio ne so, se t'ha la fili, dici. Scherzo, ci mettiamo tutte le cose e ci confrontiamo, no? Non è che tu mi devi fare seccare, ti devo fare seccare, io sono a casa mia e devo fare seccare te. Perché se io vengo a casa tua, non vi seccate tu, tua moglie, i tuoi figli? Ah? Oh! Testuzzi! Loro sanno come, riesci a essere compagnia, allora sì, polarizzato. Mi conosci, però non mi conosci. Come? Non le fate, non lo controllate il territorio in nero, chi spaccia, chi non spaccia. Cunnava tanta, cunnava per se stesso, non lo controllate, non sapete voi.
Come, non lo sapete che io sono una persona non violenta, una persona a posto, una persona che ha subito, gli ho raccontato anche a Chicco di Falco. Non le sapete queste cose? E se non lo sapete voi, che dite che siete la legge? La legge non ammette ignoranza. Qua a sapere, Superman, l'uomo ragno. Allora, mi avete anche rubato l'accetta che avevo là sotto, che è un'accetta che non è affilata e che è anche moscia, cioè che uso in campagna per rompere i ramoscelli. Quando vado in campagna lascio nel cofano perché non posso fare avanti e indietro. La dovevo lasciare là, vabbè, me la sono portata da presso, ma non è un'ascia, è un'accetta normalissima. Fatta tutta scocciata perché rotta. Mai usata, scesa o cosa. E il bastone per i cani. Per quando scendo lì avevo un bastone per i cani messo dietro, che è quello della zappa, che è quello che ho sceso quando ci hanno aggredito a me a Zani perché doveva spedire il pacco e Zani è cominciato ad andare fuori di testa. Che Zani è cominciato ad andare fuori di testa. E siccome mi hanno aggredito tutti, veniva gente da tutti e due lati. Io ho avuto un attimo di cose, sono sceso, ho preso il bastone e mi sono guardato attorno e tutti si sono tranquillizzati. Non è che ho menato bastone, ho fatto girare bastone, ho alzato le mani a qualcuno. Hai detto, insomma, come a fare qua? Come ha fatto mamma, ce la uccella, come tu culiava però. Insomma, non lo so, picciotti, per me voi avete problemi gravi. E anche signore e signore, avete problemi gravi. È inutile dire che non è competenza tua, perché questo è un vecchio gioco. Perché se ognuno non mette la competenza sua e scarica la competenza all'altra persona, non si capisce più un cazzo. Siete tutta una squadra, quindi cose individuali, però se siete un gruppo dovreste coordinati bene, controllare il territorio e le cose. E quindi com'è possibile che non mi avete lasciato un'ora al telefono? Non capivate? Dovevo parlare più piano, dovevo parlare più veloce, dovevo parlare più vicino, dovevo. E mi passavate altre persone. L'indirizzo lo capivate? Ve l'ho fatto ripetere. Perché non mandavate qualcuno? Perché non avete mandato il 118? Perché già volevate fare Marrakesh, volevate fare raccontare una cosa per un altro. Oh, assassini. Favoreggiatori di terrorismo, oltre che di mafia, di violenza e tutto il genere. E di, come si chiama, concussione. E mio padre e mia madre mi sembrano rincoglioniti. Gli ho detto a mia madre che diciamo che c'è ciccia, ci sono le cose di mio nonno che si sono divisi solamente i nipoti e che dicono che mio padre deve essere morto per darmi a me le cose, non ho capito la loro filosofia. Comunque mio padre è morto. Per me. È morto per me perché è una persona che non ha memoria come mia madre e lui ieri me ne ha dato la dimostrazione ancora di più. È morto perché un'altra volta discuteva che io secondo me tu, secondo lui, invece secondo me è lui che non ha mai lavorato. Casullo si è settato una macchina, ha chianato, ha scennuto chilometri, presente, è stato presente. Ma è stato presente come vengono appizzati gli asini ai chiodi, al coso. Lui che non poteva giudicare, non ha idea, non ha idea, perché non è mai venuto, sempre cose di fretta, saliva, chi si passava questo momento. E non è possibile, una persona non ha memoria, non è possibile, una persona giudicava così. E quindi praticamente è lui che non ha mai lavorato come mia madre. Sono due persone che hanno fatto sempre lavori da bigotti, solo quello, che non dico a niente, ci possono essere anche lavori, persone intelligenti che fanno questi lavori, ma non possono capire il lavoro, la mole del lavoro, le cose, ha una testa tutta, mi pare uno sballato come Mazzani, che c'è una misura qualche cosa, gliel'ho detto anche alla polizia, oltre appunto alle frequentazioni, mi piace girare, frequentare, scopacchiare e cose, e poi mi mettono in cose. Per scoparchiarvi, per punirvi. Ma secondo me a Zani ci volevano fare qualche cosa. O se l'ha fatta, non lo so. Però un conto è fare una cosa, un conto è ammazzare o avvelenare una persona. Non me ne è fatto un cazzo. Però
Ma questo mio padre che non ha capito quanto cazzo ho lavorato io, ma proprio ma scemo, rincoglionito vero. E infatti per me ha finito per sempre. Si può fare gli ultimi anni della sua vita dove cazzo tanto non ho bisogno di gente rincoglionita. Ancora mi viene a dire in macchina, dico, ah tu non lo sai, ma tu te lo ricordi Maria Michela davanti a un camion, negava che abbiamo scaricato i camion e che piangeva, piangeva, si metteva. Io ho continuato per anni a lavorare così. Tu, ma lo sparare minchiate, mio padre. Nauccia Maria Michela, Nauccia Zani, alterata. Non sparare minchiate. Ma cosa? Io non ce l'ho la macchina del tempo, ma cosa di farlo venire lì e fare vedere se lui riusciva a fare mezz'ora del lavoro che facevo io. Tant'è vero che mi dovevo prendere gente come a Luca Unero, Luca questo, Luca quello, tutta gente di un certo tipo. Di pescatore, anche perché il lavoro era un lavoro sottopagato. E sfruttato di merda, quindi prendevo la gente, non è che l'ho fatto io, non è che mi sono io, eh. Gente che sono scaricatori di porto, capito? Qualunque cosa dico io a voi vi sembra un'alterazione, perché avete dei problemi gravi di base, vecchi, perché anche dai tempi di mio nonno, questo qua di Palazzo di Siracusa, c'era il poliziotto qua che gli rubava, ha avuto problemi, che siccome quello era poi il fratello del poliziotto. Infatti poi hanno avvelenato. Insomma, sono cose vecchie, reiteranti. Su di me. Fate come volete. Io porto avanti la verità. E distruggerò. Quelli che non sanno. E che vogliono giudicare e comandare. O applicare ordine e regole. Che cazzo applicate? Che ordine applichi? Ordine alla mafia. Che regole applichi? Le regole che voi non rispettate? Insomma, siete persone senza memoria. Diciamo degli imbroglioni. Così detto alla buona. Imbroglioni imbrogliati. Così vi insegnate a sugare va a medda. Finta. Della gente, cioè gli imbrogli delle persone. Ehi! Hey.